Altro che comunicazioni tempestive con i cittadini in caso di emergenze, il filo diretto si è spezzato ancora prima di dimostrare la sua efficienza. Parliamo dell'Alert System istituito dall'Unione Montana Valli dell'Ossola per comunicare le emergenze in caso di maltempo, ma anche per questioni di ordinaria amministrazione, come ad esempio informare sulla chiusura delle scuole o delle strade. A Villa d'Ossola, la città più colpita dal maltempo di questi giorni, il sistema non ha funzionato. Nessuna allerta sui telefonini né sui telefoni fissi di casa. A dire il vero, la forte perturbazione era stata annunciata da tutti, dai meteo svizzeri e da quelli italiani, e quasi tutti indicavano vento fortissimo e piogge abbondantissime, quasi alluvionali. Ora, mentre Villa conta i danni, si dovrà capire perché il sistema ha fatto flop. Vedrò di accertare cosa è successo, dice Bruno Toscani, sindaco di Villa d'Ossola e da poco anche presidente dell'Unione Montana che ha istituito il servizio. Villa d'Ossola ha avuto una tromba d'aria che ha sollevato tetti, lamiere, sradicato pali e alberi e fatto volare oggetti pesantissimi. Il nostro sistema ha funzionato benissimo, rimarca Filippo Cigala Fulgosi, sindaco di Ornavasso, ricordando che quasi tutti i comuni si sono uniti in una centrale operativa intercomunale. Ma resta il problema che i genitori della Vallentrona non hanno saputo tempestivamente della chiusura della media Bagnolini di Villa d'Ossola. Nessuno, poi, ha ricevuto SMS sulla chiusura della superstrada, ma soprattutto la popolazione non è stata avvisata della forte perturbazione che, ripetiamo, a Villa d'Ossola ha fatto danni rilevanti. A questo si aggiunge la denuncia di alcuni sindaci sull'assenza totale di comunicazioni da parte di ANAS relativamente alla superstrada chiusa senza avvisare, tanto da mandare in tilt la viabilità ordinaria.